Durante il lockdown, quindi stiamo parlando da marzo in poi, le attività agricole non hanno cessato mai e quindi i braccianti agricoli erano, anzi c'era una mancanza di manodopera in alcune fasi del lockdown e c'era un gran bisogno di manodopera a livello, diciamo, di braccianti agricoli. Non hanno smesso mai di lavorare, anche se le condizioni non lo permettevano. Sì, sposato. Sì, in India. Quindi, uno maschio e uno femmino. Si fa il problema tutti gli anni, non solo mio. Gli indiani non sono stati avvertiti del problema del coronavirus, quindi per un po' di tempo hanno lavorato senza mascherina, lavorano anche 12 ore al giorno, non ci sono misure di sicurezza. La legge italiana prevede di pagare 9 euro lorde l'ora, oggi siamo ad una retribuzione di circa 4 euro e 50 per lavoratore indiano impiegato nelle campagne della provincia di Latina, quindi il 50% in meno, e ha esposto molti di loro non solo alle patologie normali da sfruttamento, ma anche ad una malattia che può portare alla morte. Il coronavirus ha reso lo sfruttamento ancora più forte. Remembers these are in here, Jamie. We must have had, because when we're low on the fresh food, yes. So people who were supporting themselves and may now needed us to provide all of their food because they didn't have any income or any other way of supporting themselves. So. So there's no other safety net, so now just instead of being a supplementary... Feel safe. Yeah, I didn't feel safe back home. When we moved to Indonesia, there was a chance of surviving was very little to get. So being on a broken boat for 5 days and nights, it was horrifying. Yes, so we were rescued by the Australian Navy. It was fortunate. The luck or the prayers from our families, probably. Mm. Yeah, so they have lost their job and they are going through a very tough time because they lost the job and there's no support for them available that are available for the Australian citizen. Yeah. I have lived in this country for 8 years. I have worked since I have my work life full time, I paid full tax, and now that we need support, there's none. Where there are support available for the Australian resident, permanent resident and Australian citizen. It is a discrimination.